a tutti, eccomi qua di nuovo. Per chi non ha visto l'altra puntata, io mi chiamo Carla e sono Sugar Artist. Oggi ho pure il cappellino perché mia figlia ha detto: "Mamma, se io metto il cappellino, pure tu devi averlo". Infatti, oggi abbiamo una partecipazione speciale. Mia figlia. Ciao. Ciao, Come ti chiami? mi chiamo Clara. E dimmi un po', oggi che facciamo insieme? Il cupcake dell'uva. Dell'uva, ti piace l'uva? E Sì. dimmi un po', ti piace giocare con mamma? Sì. Quanti anni hai? Cinque. 5. E quante cose abbiamo già fatto insieme? Tante. Tante, no, amore mio. Allora, oggi, come ha detto Clara, facciamo i cupcakes. E per renderli un po' più del momento, visto che siamo a novembre, periodo di vendemmia, di novello e tutt'altro, facciamo i cupcakes con ripieno di marmellata d'uva e la decorazione abbinata al tema, la decorazione di grappoli d'uva. Allora, oggi insegneremo a decorare questi cupcakes insieme. A lavorare vorrei dire una curiosità, perché tutti mi vengono a chiedere e anche tanti dicono: "Ah, io voglio un muffin". Sicuramente avete già sentito parlare anche dei muffin. Tu hai sentito parlare dei muffin? No? Perché mamma fa solo i cupcakes, no, amore mio? Allora, qual è la differenza di cupcake e muffin? Inizialmente cupcake, il nome stesso dice cake, torta, cup, tazza. Allora è una torta a misura di tazza. Qual è la differenza? Sostanzialmente sono tre: la preparazione, la presentazione e la grandezza. Allora iniziamo dalla prima, preparazione. Il muffin è considerato un quick bread, ossia un pane veloce. Ok, usato perché veloce? Perché non si usa il lievito di birra o il lievito, la lievitina madre, ma si usa il lievito normale, quello istantaneo, per farlo, però ha la consistenza molto più simile a un pane che a una torta, e anche come preparazione. È una preparazione molto più grossolana, dove si uniscono tutti gli ingredienti liquidi e secchi e dopo sono messi insieme, e di forma anche molto grossolana, senza renderli molto omogenei. Di solito anche all'interno c'è i pezzettini di frutta secca o di frutta o anche le granelle di cioccolato. E rimane questo impasto più pesante. Lievitazione sempre dentro il forno durante la preparazione. Il cupcake è un impasto più soft, molto più liquido, dove sia gli ingredienti asciutti che i secchi sono mano a mano messi passo a passo insieme, non c'è questa preparazione separata. Ok? Lievito anche istantaneo e messo in forno normalmente. È ovvio che la grandezza, visto che sono preparati comunque nei pirottini di carta, solo che il muffin di solito lievita di più perché si mette più l'impasto. L'impasto, essendo grossolano, cresce anche di più. E il cupcake è un po' più piccolo, più delicato. Questa grandezza è importante anche perché di solito i muffins sono mangiati la mattina presto, allora devono essere molto più grandi per riempirci un po' di più, soddisfarci un po' di più fin quando arriviamo al pranzo. I cupcakes invece di solito sono mangiati sì in degli eventi, delle occasioni di feste più piccolini, ma anche nel tè pomeridiano, insieme a una tazzina di tè, una tazzina di caffè, si mangia quella tortina per addolcire il pomeriggio, però un po' più piccolina. L'ultima cosa è la presentazione. Allora, i muffins sono presentati senza nessuna copertura, però non vuol dire che non si possono glassare. Ok? Allora, la differenza di muffins e cupcake non è la decorazione come tanti pensano. Però i cupcakes,
richiedono per la bellezza, per la presentazione, questa decorazione più particolare, anche perché, come dicevo prima, sono usati in degli eventi particolari, ok? Una definizione molto carina, simpatica, che tutti, anche sul web si trova, è che i muffins, per capire la differenza se uno è muffin, se uno è cupcake, se nessuno dei due sono decorati, i muffins buttati in una parete fanno un rumore molto più forte, un tonfo. I cupcakes si sente un tch, come se fosse una testa appoggiando sul cuscino, sono più leggeri. Perché? Esattamente perché l'impasto, uno è più pesante e l'altro è più leggero. Però andiamo, prepariamo e giochiamo insieme oggi con Clara. Insieme decoriamo questo cupcake ripieno con la marmellata di uva. Ok, giochiamo allora? Sì. Preparazione. Cosa avremo bisogno oggi per preparare questa decorazione di uva e preparare i cupcake? Che cos'è questo? Marmellata. Marmellata di? Uva. E questa è buona? Sì. Cupcakes alla vaniglia semplici, ancora in questo modo. Pasta di zucchero in tre colori, verde, viola e bianca. Cola alimentare. Un coltello da cucina, dei collini, anche di carta, stuzzicadenti, tagliapasta rotondi, coppa pasta o anche dei semplici bicchieri di carta e tagliapasta di espulsione formato di stemma. Questo è tutto quello che abbiamo bisogno di oggi. Cominciamo a prepararle. Allora, ora prendiamo i cupcakes e dobbiamo tagliare la parte di sopra, perché è una questione di scelta, non è che sempre si deve tagliare. A volte i cupcakes vengono molto alti, abbiamo messo un po' più di impasto del necessario. Allora, per renderli più facile da decorare, si può tagliare, però ripeto, è una scelta. Togliere un triangolino. Bravissima, visto che Clara lo sa, mettiamo la marmellata, tantissimo o poca? Io tantissimo. Tu tantissimo, però dopo se fuoriesci, che facciamo? Va bene. Basta, spalma. Così va bene. Va benissimo. E ora che fai? Chiudiamo con quel pezzettino che abbiamo tagliato prima, giusto? Bravissima, mamma mia quanto sei brava. E ora che facciamo? Com'è questa marmellata? È divina, vero mamma? Sì, divina! Allora, che dobbiamo fare ora? E spiega. Per cosa serve questo pochettino che dobbiamo mettere di sopra? Spalla. Per mettere. Per? La pasta di zucchero. Affinché la pasta di zucchero si... si incolli, giusto? Potevamo anche usare cosa? La cioccolata! La cioccolata o la colla? Elementare. Alimentare, non elementare, alimentare, perché è quella che si può mangiare. Allora, mettiamo un pochettino di marmellata di sopra, in questo caso perché stiamo usando la marmellata, solo per rendere la superficie appiccicosa, per poter incollare la pasta di zucchero.
che abbiamo bisogno? Di pasta bianca. Allora, prendiamo i nostri cupcake. Prima lavoriamo la pasta. Allora, pasta di zucchero. Ci sono tantissime qualità di pasta di zucchero. E come ho detto l'altra puntata, attualmente anche negli scaffali del supermercato si riesce a trovarle. È ovvio che dipenderà dalla lavorazione e dell'utilizzo che uno fa della pasta in sé, perché i panetti si trovano da un chilo, da 250, da mezzo chilo e così via. Qua abbiamo bisogno davvero di poco, perché alla fine rivestiremo solo un piccolo cupcake. Fai lavoro, se no non vedono il tuo, vedranno solo il lavoro di mamma. Tu che dici? È vero. Allora, com'è la pasta? È un po' durina, un po' morbida. Che dobbiamo fare per far ammollire questa pasta? Dobbiamo lavorare. Lavorare? Come? Come? Con le manine, giusto? E dimmi una cosa, vediamo se sei brava. Come sappiamo che la pasta si può usare? Qual è il punto giusto? Come si chiama quel punto? Che si fa così? Una chewing gum. Il punto chewing gum. Ma che non quando? Una chewing gum. Eh? No. Allora, pasta di zucchero. Per lavorare con la pasta di zucchero, all'inizio è un po' rigida, un po' dura. Basta che uno, col calore delle mani, comincia a lavorarla. Anche delle mani, per prendere il calore, anche sul tavolo. È ovvio che sul tavolo si va a perdere un po' di più di contatto manuale, però basta che uno la lavori abbastanza che si renderà più morbida. Allora, cominciando a appiccicarsi nelle mani, prendete un po' di amido di mais e mettete sia sulla superficie sia sulle mani. Che dici, com'è la tua delle mani? No, bisogna, perché Clara, il vantaggio di Clara è che ha una temperatura corporea alta, allora si lavora velocissimo la pasta, no, cacà? Com'è la tua? Allora, punto perfetto per lavorare la pasta. Quando la pasta ti dà una elasticità tale che si riesce a stenderla bene e così è anche morbida da fare dei piccoli lavoretti. Il mio puoi mangiare? Sì. Ti piace mangiare la pasta? Sì. Sì? Che gusto c'ha? Pasta di zucchero. Di pasta di zucchero, giusto. Dimmi un po', che colore è questo? Bianco. E in inglese? White. Bravissima. Dai, mamma, la mia è pronta, la tua com'è? No. No? Devi lavorare un altro po'? Non è una cingola. Vedi, non è una cingola. Fai vedere di nuovo come si rompe. Quando si rompe così, non è buono ancora per lavorare, giusto? Diminuisci un po', forse hai troppa pasta in mano. E dimmi un po'. Questa la uso dopo. E questa? Ok, e la pasta che dobbiamo usare dopo, si può lasciare scoperta così? No. Perché? No. Perché? Se no, si indurisce. Allora, un consiglio. Se dovete lavorare dopo la pasta di zucchero, tutti i pezzettini o mettete in un contenitore coperto quel tappo o coprite anche con un contenitore o dentro una bustina, quelle bustine da congelare, che così la pasta si protegge e si rende buona per lavorare anche dopo, perché al momento che si indurisce non va più bene. E diventa come una pietra. Una pietra, se si lascia troppo tempo e fuori. E le mie sono diventate come una pietra. Perché hai lasciato? Il sacchetto. Fuori il sacchetto. Allora, io sto stendendo la pasta. Visto che
La misura giusta è quella del bicchierino di carta, vedi? Non abbiamo neanche bisogno di un coppa pasta. Possiamo utilizzare un bicchiere di carta che noi tutti abbiamo a casa, giusto? E come facciamo? Fai vedere. Prendiamo il bicchierino di carta, l'importante è la circonferenza. In questo caso lo poggiamo, cerchiamo di tenerlo fermo e usiamo una spatolina. I was tired of my lady. We'd been together too long. Allora, a volte rimangono le piccole sbavature, diciamo. Col dito, giusto? Col ditino le uniamo. Giusto, Clara? Come va? Perfetto! O no? Perché questo mi andava un po' piccolo. Questo ti è andato un po' piccolo. E che facciamo? Piano piano, giusto? Per far aderire bene bene. Giusto? Facciamo vedere il nostro, tutti noi, così. Ok, ora li mettiamo un po' da parte. E che ci serve ora? La pasta di zucchero viola. La prendiamo allora? Violet. Useremo questa pasta per che cosa? Per fare l'uva, i chicchi d'uva. Ok, e come le faremo? Facciamo un segreto. Un segreto. È il nostro segreto, no? Che è la tecnica per fare i grappolini d'uva. Dipendendo dalla misura del grappolo, possiamo usare i collini. Ok, è importante che noi abbiamo bisogno di un qualcosa che abbia la forma del cono. Prendiamo la carta di sotto il cono del gelato. Questa è quella carta che c'è sotto il cono del gelato. E usiamo questa perché abbiamo bisogno della forma del cono. O se no, con un semplice foglio di carta fate un triangolo, arrotolate e create il cono stesso. Ok? Ti do il tuo e questo è il mio. Prendiamo la pasta da zucchero viola, in inglese? Violet. Brava. E facciamo piccole palline. Importante che la pasta sia molto... La mia è molto morbida. Facciamo delle piccole palline e inseriamo dentro il nostro. Se le palline sono morbide, col calore della mano, la pallina si riscalda, la pasta si riscalda e quando cadono dentro tendono a incollarsi. Se non si incollano per bene non sono problemi, dopo aggiungiamo un pochettino di colla alimentare, no? Alimentare. No, elementare. Clara, e dimmi un po', tu hai qualche poesia o qualche canzoncina di uva per noi? Sì. E che vuoi dire prima? La poesia. La poesia? Allora dai. La pergola nasce l'uva. Prima c'è erba, poi matura, la raccoglie il contadino e la schiaccia dentro il tino. Bolle il mosto giorno e notte, poi finisce nella botte si riposa finché un vino color rosa. Dopo tante settimane vale per le damigiane, ma lì dentro non può stare. Cuore pronto vai a pescare nella festa di famiglia, passa poi nella bottiglia, nei bicchieri del mezzato, dita tutti ben gustati. Brava! Che bella poesia questa, no? E beh, avete imparato per cosa? Per il periodo della vendemmia a scuola? Sì. Ah, ho capito. Adesso la cantiamo insieme. La canzoncina. Però come va il tuo lavoretto?
Bene, continuiamo allora e cantiamo? Io non so se mi ricordo. Tu mi aiuti. Allora dai. Nuve matura, la schiaccio con bravura, traverso dentro il tin, ne bevo un bicchierino, mi gira già testa, vino non ne resta, a terra son caduto, non riesco più a alzarmi, sto per addormentarmi. Brava, bella, questa è proprio bella questa canzoncina. Guarda. Hai fatto un'uva grande, una... fai vedere la tua pallina grande grande. Allora, il conetto è quasi tutto riempito. Lo prendiamo e lo giriamo. Spattiamo un pochettino. Qua abbiamo il nostro piccolo grappolo d'uva. Cosa ci serve ora? Dici. La pasta di zucchero verde green. Green, brava. Ci serve anche, sai cosa, Clara? Il tagliapasta ad espulsione di formato di? Stella. Stella, bravissima. Vedi? Ci serve il lapido di mais. Questo è un po'. Però quello più grande. Ok, quello. Va bene. Lavoriamo sempre per renderla morbida. Dimmi un po', che cosa ci vuole per lavorare la pasta di zucchero? La pasta. La pasta, e che altro? L'amido. L'amido, e che altro? Il mattarello. Il mattarello, ce l'abbiamo? Sì. Ok, estendiamo la pasta. Cosa facciamo la con stella, la stella? Prima io. Ma per cosa serve questa stella? Brava, per fare la foglia dell'uva, giusto? Faccio vedere il mio. E qua. Prendi. Si alza e si spinge. Per sembrare più una foglia, abbassiamo le punte della stellina verso sotto. E ora questa operazione è solo per rendere la stellina più deforme, per sembrare la foglia. Si va a aprire un pochettino. Va bene così? La foglia, va bene. Ora con lo stuzzicadenti o con l'attrezzino a forma di cono, troppo lungo. Per cosa useremo questo? Per fare le venature. Mm.
Con la cola alimentare mettiamo sempre... Elementare. Alimentare. Prendiamo sempre poca colla. Con un pezzettino di pasta. Facciamo un filo. Lavoriamo. Ricapitoliamo gli ingredienti e il materiale necessario. Allora, cupcake semplice, pasta da zucchero, colori bianca, verde e viola, marmellata di uva, dei collini o dei coni di carta, mattarello, coppa pasta o semplici bicchieri di casa di vetro o di carta. Taglia pasta a forma di stella ad espulsione, coltellino da cucina, colla alimentare, stuzzicadenti. Ti piace giocare così? Sì. Ti diverti? E allora dobbiamo creare un'altra cosa per la prossima volta, che dici? Va bene? Ciao. E poi che facciamo con questi? Mangiamo? Un altro. Però dimmi un po'. Un altro. Perfetto. Abbiamo costruito, come lo distruggiamo questo? Mangiando. E ti piace mangiare? Questo mangio io, quello mangio io. Possiamo fare così, guarda. Uno mamma, uno tu, uno Ettore e uno papà. Che dici? Sì, io questo qui e tu questo. Va bene. Salutiamo tutti allora. Ciao. Ciao a tutti, ringraziamo a tutti mamma, la visione. Vorrei fare un ringraziamento particolare a un'azienda calabrese che sta nascendo ora, che mi ha fornito la marmellata d'uva. Vi dico solo una cosa, è divina. Grazie a tutti, alla prossima. Facciamo ciao. Ciao. Ciao.